che sei l'unica al mondo che mi dà ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore, il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che hai dato senza il tempo, senza misurarlo, a te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei. A te. Posso scrivere canzoni da cantare, raccontare storie da dimenticare, parlerò di vuoti impossibili da colmare e di amori che non si possono cancellare. Facci caso, nei sogni esiste il tempo, passi da un momento all'altro e ne cerchi il senso. Mi sveglio un po' confuso, quel ricordo a tratti spento, ed ora galleggio tra gli istanti che perdo, ma non me ne accorgo. Ho scolpito il tuo nome nel cuore, così nessuno può coprirlo col colore. Ho capito che l'amore cerca amore, ma tu lo vuoi coprire col dolore. Senza una donna, come siamo lontani. Senza una donna, sto bene anche domani. Senza una donna, come siamo lontani. Senza una donna, sto bene anche domani. Anna mi sembra turbata. Io trovo che lui abbia un modo di scrivere molto semplicistico, usa sempre un po' le stesse parole e scrivere al posto di Zucchero è molto complicato. Quindi forse sei stato superficiale nel scrivere questo testo, a mio avviso mi è sembrato un po' puerile, non mai convinto per niente, per non parlare poi delle intonazioni, delle sporcature di questo pezzo. Oddio, non... Ovviamente, non so, ci vorrà la Cassazione. Dai, Rudy! No, ma non hai scritto ancora niente? Non hai scritto ancora niente, Rudy? Mi scusi, prof Pettinelli, non sono completamente... Cioè, non sono d'accordo, Non sei d'accordo su quello che hai scritto? Hai scritto... Penso che... Come Francesco De Gregori, sto pezzo. No, non dico questo, però... Cioè, non si è focalizzata tantissimo su quello che ho detto, secondo me. Ma quando vai a scrivere e ridici le stesse cose, e il dolore, e il colore, le cose che hai già scritto dalle altre parti, non stare troppo attento alle rime, prova ad espandere i tuoi sensi e a trovare nel vocabolario delle cose che non siano sempre le stesse. È un invito che ti faccio Luca, io. Certo, anche se non sono molto d'accordo. Cioè, a continuare a non esserlo, mi dispiace. Posso dire una cosa rispetto anche alla prova che ha dato, no, di fronte ad Ermal? C'è da dire che LDA è uno, secondo me, dei più coraggiosi quando affrontano le cover, perché ogni volta le plasma e comunque le dà una sua interpretazione personale. Poi può piacere di più, può piacere di meno, ma sicuramente non si può dire che non sia un ragazzo coraggioso. Grazie. Maglia sì. Sì, Maglia sì, certo.